Ha chiesto di parlare il senatore Salvini, ne ha facoltà per 9 minuti. Grazie Presidente, Presidente del Consiglio. Ma innanzitutto i complimenti a qualcuno che oggi avrà sicuramente da festeggiare e da battere le mani, perché in questo momento il titolo di Atlantia in borsa guadagna il 25% del suo valore, quindi i Benetton sicuramente sono contenti. Qualcuno oggi l'affarone l'ha fatto. Poi saremo curiosi di andare a vedere chi ha venduto e chi ha comprato le azioni in questi giorni, perché con una dichiarazione e con un Consiglio dei Ministri si fanno girare miliardi di euro. Questa è l'economia vera. Quindi sicuramente non so se lo Stato ci guadagna, oggi qualcuno ci ha guadagnato. Questo è poco ma è sicuro. Veniamo all'Europa. È la terza volta che sentiamo parlare di mille miliardi che sono in arrivo. Bene. Riavvolgiamo il nastro sulle promesse che abbiamo sentito in quest'Aula nelle ultime settimane e poi arriviamo ai nostri dubbi sulle promesse che arrivano da Bruxelles. Sulla cassa integrazione chiacchiere, mi ha appena scritto un piccolo imprenditore di Milano, 32 dipendenti, quindi non una grande azienda, la metà di questi 32 dipendenti da marzo non ha ancora visto un euro. E se riescono a dar da mangiare ai loro figli è perché questo imprenditore ha anticipato la cassa integrazione. Quindi sulla cassa integrazione lei ha fatto chiacchiere, chiacchiere, chiacchiere. Gli imprenditori ci hanno messo i soldi. Sui soldi promessi dalle banche, ci ricordiamo il bazooka da 400 miliardi. Ad ora i 400 miliardi sono 53 miliardi, non dati ma domandati dalle imprese. E se su 5 milioni di imprenditori coloro che hanno fatto domanda sono 823.000, evidentemente lo strumento non funziona. Anche quindi sui soldi promessi dalle banche, chiacchiere. Sul rinvio delle tasse, chiacchiere. È uscita adesso una richiesta di Confcommercio che è il minimo indispensabile. Rinviate le scadenze fiscali del 20 luglio, quantomeno a settembre. Tutti gli altri paesi europei hanno già rinviato le scadenze fiscali dell'estate a settembre. Almeno su questo, Presidente del Consiglio, copi i suoi colleghi degli altri paesi europei. Non le dico di far meglio, quantomeno di copiare. Ringrazio la senatrice dei 5 Stelle che è intervenuta prima di me sollevando il tema della scuola. Sottoscrivo il suo intervento, anche sulla scuola, gran chiacchiere. Oggi però il ministro Azzolina ha ribadito, io non so se ci è o ci fa, che 1 milione di studenti non troveranno posti in classe da settembre e dovranno andare a far lezione in cinema, musei o teatri. È un insulto agli studenti, agli insegnanti e alle famiglie italiane. Possiamo riaprire le scuole mandando i bimbi a scuola? Poi, sull'immigrazione il collega del Partito Democratico ha superato se stesso, ha fatto un miracolo incredibile. I dati di oggi, visto che voi siete tanto bravi a trattare con l'Europa e l'Europa vuole bene a questo governo, l'Europa vuole bene all'Italia e l'accordo di Malta e le ridistribuzioni e la Grecia eccetera eccetera, gli sbarchi l'anno scorso ad oggi erano 3.186, gli sbarchi oggi, grazie al fatto che voi siete persone di parola e l'Europa vi vuole bene, sono più del triplo, quasi 10.000. 10.000 persone arrivate senza che nessuno muovesse un dito. Devo capire se al governo ci sono incapaci oppure complici di questa tratta di esseri umani. Perché il dubbio che mi rimane è questo. E l'accordo di Malta vale zero, zero. Perché sono qua. Anzi, avete perfino sospeso quei corridoi umanitari che il brutto, cattivo, sovranista ministro Salvini aveva proseguito con le associazioni cattoliche e voi li avete sospesi. Quindi non ci sono più gli arrivi dei profughi veri, ma state facendo arrivare migliaia di profughi finti che stanno mettendo in difficoltà Sicilia, Sardegna, Puglia, Calabria e forze dell'ordine. Se questo è il vostro peso in Europa, evidentemente c'è qualcosa che non funziona, caro Presidente del Consiglio. Veniamo a quello che fanno gli altri.
Noi siamo al terzo o quarto dibattito sull'Europa che verrà, che forse ci darà dei soldi, perché la cosa è incredibile, che noi stiamo discutendo dei soldi che forse, se siamo fortunati, arriveranno fra un anno. Cioè, chi fosse a casa deve capire che se ha un problema col mutuo, con l'affitto, con la bolletta, con la macchina, con quello che vuole, con l'azienda, con i dipendenti, i soldi di cui state parlando arrivano, se va bene, nella primavera 2021. Siamo a luglio 2020. Cosa stanno facendo gli altri paesi europei? Stanno aspettando questi soldi? No. Esempi concreti, per cui la invito a copiare i suoi colleghi. Macron, Francia, non sono un tifoso di Macron, però sono persona concreta e obiettiva. Il governo francese, senza aspettare i soldi europei, ha già ad oggi stanziato 8 miliardi annui per l'aumento degli stipendi di medici e infermieri, cosa che mi piacerebbe accadesse anche in Italia, perché non basta dire quanto sono eroici i nostri medici, bisogna anche aumentare gli stipendi dei nostri medici. La Francia lo ha fatto, 8 miliardi all'anno. Turismo, 16 miliardi per le aziende che lavorano col turismo in Francia. Il settore dell'automobile ha avuto 8 miliardi dal governo francese e voi vi baloccate coi monopattini elettrici cinesi, c'è qualcosa che non funziona. Sempre la Francia, del pericoloso sovranista Macron, 8 miliardi a fondo perduto per le piccole imprese, 3 miliardi di euro a fondo perduto per i negozianti, per pagare affitti e bollette della luce, dell'acqua e del gas. 3 miliardi per i lavoratori autonomi, per sgravarli da tasse e contributi. Questo ha fatto la Francia con soldi suoi. Germania. La Germania ha tagliato le tasse non sui giornali come il presidente Conte, ma nei fatti. L'IVA è scesa dal 19 al 16%. Il gruppo della Lega glielo ribadisce, se lei porterà non sui giornali o sulle dirette Facebook, ma in quest'Aula un'ipotesi di taglio delle tasse, i voti della Lega ce li avrà in un minuto. In un minuto. Però non sono le interviste al Fatto Quotidiano che migliorano la vita dei nostri imprenditori, purtroppo. Bastasse solo questo, saremmo fortunati. In Germania hanno rinviato le scadenze fiscali, hanno dato 50 miliardi di euro per le piccole imprese. In Germania, tema assolutamente dimenticato, fra il governo federale e l'autorità locale di Berlino, hanno stanziato a fondo perduto 1 miliardo di euro per gli artisti e le associazioni culturali, un assegno da 5.000 euro per ogni artista o membro di associazione culturale a Berlino. Vi riempite la bocca della parola cultura voi a sinistra, ma quando c'è da far qualcosa non fate un accidente. Prendete esempio da Berlino e dalla Germania. Vado a finire. Arriviamo alla pericolosissima Inghilterra, che ha avuto la folle e sciagurata idea di uscire dall'Unione Europea. Sono messi così male nella sciagurata Londra che hanno dato 10.000 sterline a fondo perduto a ogni piccola impresa, 25.000 sterline a fondo perduto per commercianti, piccoli imprenditori e albergatori. E sapete come hanno fatto gli inglesi che hanno sciaguratamente lasciato l'Unione Europea ad accedere a questi fondi? Compilando un modulo scaricabile sul telefonino, questo, signor Presidente del Consiglio, una pagina. Con una pagina sul telefonino hanno ottenuto fino a 25.000 sterline a fondo perduto. E qua chi aspetta una risposta dai ministeri o dall'INPS deve pregare il buon Dio in paradiso. Io capisco che vi faccia innervosire, non vi chiediamo di fare meglio rispetto agli altri, copiate gli altri, copiate gli inglesi, copiate i tedeschi, copiate i francesi, copiate gli svizzeri, copiate gli altri, non dico di fare meglio degli altri. Quantomeno di copiare. Qua abbiamo lo smart working per i dipendenti pubblici fino al 31 dicembre,
mandatelo a dire all'artigiano, alla partita IVA che va a lavorare anche se ha 40 di febbre, che c'è qualcuno che sta a casa fino al 31 dicembre a fare lo smart working. Riflessione finale. Siccome siamo positivi, propositivi, costruttivi, noi prendiamo atto del fatto che la comunità italiana in questi anni ha versato nelle casse dell'Unione Europea 200 miliardi di euro. Questi sono i numeri. 200 miliardi di euro già dati. E lei viene qua di settimana in settimana, di mese in mese, a dirci che a fronte di questi 200 miliardi di euro già dati agli italiani, se facciamo i bravi, se accogliamo un po' di clandestini, se magari tagliamo un po' le pensioni o applichiamo una nuova patrimoniale, forse ci restituiscono una piccola parte di questi 200 miliardi dati dagli italiani. Voi siete matti. Viva l'Italia, viva l'Italia libera, bella, ricca, felice e sovrana. Buon lavoro, buon lavoro, buon lavoro e buona fortuna soprattutto.